nomi più o meno noti, so che ho già intravisto nella chat nei giorni precedenti, siamo all'interno della settimana dell'amministrazione aperta, che è un'iniziativa particolarmente partecipata, molto, su cui molti, molti enti pubblici italiani hanno investito ed è una cosa che ci fa particolarmente piacere. Come Formez abbiamo ritenuto opportuno organizzare dei webinar, uno al giorno per tutti e 5 giorni della settimana, in maniera tale che l'idea era quella di fare una panoramica su quelli che sono i temi più cari, se volete, al governo aperto, partendo dai social media piuttosto che servizi online. Oggi in particolare parliamo di Open Data. Non si tratta soltanto di eventi online. Su questa mappa dinamica e aggiornata, credo, in tempo reale, sul sito di OGP, di Open Government Italia, potete vedere quelli che sono stati tutti gli eventi organizzati dalle pubbliche amministrazioni italiane nell'ambito di questa settimana. Anzi, abbiamo iniziato venerdì scorso, tema che ci ha riguardato in maniera particolare, con l'Open Data Day, International Open Data Day, che ha avuto anche un sacco di adesioni in Italia, una cosa che ci ha fatto particolarmente piacere. Questa mappa più o meno vi dà la temperatura di quanto questa settimana italiana dell'amministrazione aperta sia stata coinvolgente sia per gli enti pubblici che per i cittadini e gli utenti che hanno deciso di lasciarsi coinvolgere da queste iniziative. Vi dicevo che noi come Formez abbiamo pensato potesse essere utile organizzare dei webinar che hanno la grandissima facilità di arrivare più o meno a tutti, quindi insomma le possono essere seguite, immagino come molti di voi stanno facendo adesso in questo momento dal proprio ufficio, una cosa molto fa cui è molto facile partecipare. E ne abbiamo organizzati 5, siamo partiti col FOIA, che ripeto è un argomento che ci riguarda in maniera particolare come pubblica amministrazione, come governo aperto, come in generale il tema dell'accountability. Ieri abbiamo parlato di social network, oggi parliamo di open data e lo facciamo con i relatori che adesso vado a presentarvi. Domani e dopodomani altri due appuntamenti. Domani parliamo di SPID, che immagino già conosciate, il sistema unico di accesso alla pubblica ai servizi della pubblica amministrazione. E infine concludiamo con una consultazione, come condurre una consultazione pubblica. Immagino sappiate che si è concluso da poco con la meta consultazione pubblica sulle linee guida per la consultazione pubblica. Stefano Pizzicannella del Dipartimento della Funzione Pubblica venerdì ce la racconta un po' meglio. Questo era giusto per darvi un'idea, una panoramica di quello che c'è stato. Ne approfitto per dirvi che i webinar dei giorni precedenti li trovate già disponibili sulla piattaforma 20PA. Vi dicevo, oggi parliamo di Open Data. È un argomento che ci sta particolarmente a cuore. Più o meno tutte le persone che vedete qui accanto a me, che vi presento subito, si occupano in maniera diversa del tema dei dati aperti e dei dati governativi aperti. Il primo intervento di oggi è quello di Salvatore Marras, che vedete qui accanto a me. Ci parla dello stato dell'open data in Italia, quindi è una panoramica su quello che sta avvenendo, sui numeri dei dati, su un modo per avere dimensione del fenomeno italiano. Quindi Daniele, appena sopra di me, che ci racconta il portale europeo dei dati e poi in generale le politiche che l'Unione Europea sta attivando sullo scambio dei dati aperti. È una cosa che ci riguarda anche molto da vicino. Noi da pochissimo, cioè, da non moltissimo, abbiamo implementato anche in Italia lo standard europeo per la metadatazione dei dati, quindi è un modo per far parlare a tutti i dati di tutta Europa la stessa lingua. È un grande vantaggio in termini di riuso, in termini di contributo che si può dare al tema dell'open data europeo. Quindi ci sono particolarmente felice di dirvi che Gabriele Ciasullo vi racconta la nuova versione del portale DatiGov, che è online da qualche minuto, e qui come gruppo di lavoro abbiamo lavorato un po' tutti, e quindi il suo intervento sarà decisamente tarato sulle novità del portale italiano. E infine, ancora una volta, grazie a Francesca De Chiara, che ha accettato il nostro invito e che oggi ci presenta in anteprima mondiale, penso sia legittimo dirlo, Francesca, l'analisi Open Data 200, che è una sorta di localizzazione di Open Data 500, che era un progetto portato avanti da The GovLab, che è un'associazione americana che ha cercato di comprendere come le aziende americane riutilizzano i dati aperti, quindi riuscire a valutare gli impatti che l'open data sta avendo anche in termini di riuso. Abbiamo pensato
come dire, di prendere l'argomento dell'open data all'interno della settimana della trasparenza e dargli tagli differenti. Ci auguriamo potesse essere il modo migliore per dare una lettura. Vi dico che sulla settimana dell'amministrazione aperta, quindi anche questo webinar e le iniziative che vengono promosse nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta portano l'hashtag che vedete rappresentato in questa slide, SA 2017, quindi se volete partecipare alla discussione potete farlo con quest'hashtag. Come vedete la chat dove già state scrivendo è libera aperta a tutti, eventuali domande per i nostri relatori cercate di potete tranquillamente metterle in chat, ci preoccupiamo noi di proporgliele cercando di stare anche attenti ai tempi perché comunque siete un po' e quindi cercheremo di andare avanti in maniera spedita. E vi dicevo, le registrazioni dei precedenti webinar, la registrazione di questo webinar, di tutti i webinar della settimana dell'amministrazione aperta le trovate sulla piattaforma 20PA, così come ci trovate le slide che utilizzeranno i nostri relatori e che hanno già utilizzato i relatori dei seminari precedenti. In particolare per il webinar di oggi, sulla pagina di 20PA dalla quale vi siete iscritti, che è questa qui, questa slide, è quella che trovate al link più in basso, di qui a un po'. Questo pomeriggio ci trovate sia le slide dei nostri relatori che la registrazione integrale del webinar che andremo a fare di qui a un po'. Magari queste cose le riprendiamo in chat anche più avanti. Abbiamo ampiamente superato i 500 utenti, in questo momento siete 524, quindi ci fa davvero molto piacere che abbiate deciso di dedicarci, di trascorrere con noi questa oretta. A questo punto io ho preso forse anche più tempo del dovuto, passerei la parola a Salvatore subito dopo aver proiettato le sue slide, che sono queste qui. Ok, chiederei agli altri relatori di continuare a tenere il loro micro. Perfetto, siete bravissimi. E di spegnere le loro webcam. Salvatore, a te la parola. Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti. Mi fa piacere che oggi si concentrano tante novità, oltre a quella del nuovo portale e la presentazione della ricerca Open 200 dovendo fare un po' un quadro di qual è lo stato dei dati aperti in Italia, a me è sembrato necessario partire da un quadro europeo che tra l'altro è stato aggiornato proprio pochi giorni fa negli indicatori DESI, gli indicatori della Digital Economic Society Index, pubblicati dalla Commissione europea. No, non iniziamo con delle belle notizie, nel senso che in questi indicatori aggiornati l'Italia è sempre al 25esimo posto. Dico sempre perché comunque la posizione rispetto all'anno scorso non è cambiata. Per chi non conosce il DESI è un indicatore importante, perché comunque ci dà una serie di informazioni anche del perché ci troviamo in una posizione arretrata. È basato su cinque, dimensioni. Una, riguarda la connettività, la capacità, la disponibilità di banda larga. La seconda dimensione è il capitale umano, vedete anche che negli istogrammi hanno colori diversi. L'utilizzo dell'internet, l'integrazione della tecnologia digitale, soprattutto nel settore produttivo e i servizi pubblici. Quando si parla di posizione critica dell'Italia, questa, vedete, rispetto a queste dimensioni, noi siamo, sotto la media europea in tutte le dimensioni. C'è stato nell'ultimo anno, per fortuna, un miglioramento della dimensione che riguarda l'integrazione, della tecnologia digitale nelle amministrazioni, mentre continuiamo ad avere dei livelli, bassissimi per quanto riguarda l'utilizzo di internet. Ma il trend poi nel tempo, dal 2014 al 2017, più o meno vedete, è costante. L'Italia fa dei miglioramenti, ma non è che gli altri restano fermi ad aspettarci, per cui pur facendo dei passi in avanti, la distanza rispetto al resto dell'Europa è inalterata. Cosa succede dal punto di vista dei dati aperti? I dati aperti rientrano nella quinta dimensione, quella sui servizi pubblici. L'Italia in questo campo, paradossalmente, nel 2014, vedete, la tendenza era esattamente nella media europea, quindi dobbiamo
prestare particolare attenzione a questa dimensione, a queste variabili, perché qui abbiamo perso terreno, cioè su questi punti l'Italia, che complessivamente è rimasta nella media, invece ha perso terreno e vedete anche sui diversi indicatori quanti usano i servizi di internet, i government users, quanti sono, diciamo, i forum dei servizi disponibili, quanti servizi online sono attivati. Tutti questi indicatori hanno avuto una riduzione del valore dal 2016 al 2017. L'unico che in qualche modo si è salvato è proprio quello degli open data. L'indicatore degli open data è migliorato, qua bisogna anche dire che però la Commissione europea da questa rilevazione ha cambiato il metodo di rilevazione, fa una rilevazione diretta, prima utilizzava degli indicatori indiretti. Quindi lo score dell'Italia è cresciuto dal 49% al 52% dell'indicatore, ma la nostra posizione comunque è scesa. Tutto questo è per dire che non bisogna abbassare la guardia rispetto a un tema come quello degli open data, che pure ormai potrebbe essere considerato quasi un argomento maturo, cioè non c'è una grande novità quando si parla di dati aperti. Certo, ancora non è un concetto completamente diffuso nella pubblica amministrazione, c'è da fare anche molto ancora dal punto di vista della formazione. Tra l'altro, la formazione è uno degli elementi che vengono valutati all'interno dell'indicatore Open Data del DESI. C'è da lavorare ancora sicuramente sulla qualità e sulla quantità di dati aperti. Per entrare su questo aspetto, quanti dati aperti ci sono in Italia, ho recuperato un'infografica che facevamo sino a 2 anni e mezzo fa, che veniva pubblicata sul portale DatiGov. Questa era la mappa dell'Italia nel 2014, allora più o meno avevamo 10.000 dataset pubblicati da 78 amministrazioni. Una mappa dove si vede anche, si potrebbe dire, una questione meridionale dei dati aperti. Nel sud d'Italia poche amministrazioni, veramente poche, pubblicavano nel 2014 degli open data. Una situazione nella quale, tra l'altro, prevalentemente i dati erano forniti da amministrazioni regionali e centrali. E in particolare erano abbastanza concentrati, nel senso che di questi 10.000 dataset, diciamo l'80% erano pubblicati da una decina di amministrazioni. Abbiamo provato a ricostruire oggi questa situazione e la cartina è cambiata. Tra l'altro, tenete conto che la scala delle sfere è leggermente ridotta, quindi quello che mi interessava segnalare è come c'è stata una maggiore diffusione sul territorio. Anzi, sembra paradossale che la questione meridionale si è spostata al centro dell'Italia, cioè tolta Roma, si vede molta vivacità nel sud rispetto al 2014 e alcune regioni, come per esempio Molise, lo stesso Abruzzo, sono ancora indietro. Questo censimento è stato fatto andando a cercare delle fonti ufficiali. Se qualcuno conosce Open Data Hub, un altro catalogo che fa, come dire, una raccolta di dataset in maniera più libera, lì si arriva anche a 35.000 dataset. Diciamo che questi sono dei dataset che sono documentati, cioè dati aperti con licenza e che sono riscontrabili all'interno dei cataloghi delle pubbliche amministrazioni. Il dato rilevante è che da 70 amministrazioni in 3 anni sono 260 le amministrazioni che pubblicano i dati. Adesso magari vediamo per tipologia. Quella macchia rossa che vedete lassù in Trentino non è il pennarello che mi è scappato di mano, ma lì, grazie all'opera esemplare della provincia di Trento, tutti, la maggior parte dei comuni della provincia hanno pubblicato un set di open data, tra l'altro omogeneo, quindi ogni comune pubblica una trentina di dataset,
mettendo a disposizione delle informazioni che tra l'altro possono essere poi più facilmente confrontate. È come se fosse stato realizzato un paniere di dati aperti per gli enti locali del Trentino e poi la stessa amministrazione della provincia autonoma ne ha curato la pubblicazione. Quindi sono tutti dati contenuti dentro il catalogo della provincia di Trento e che coprono tutto il territorio della provincia. Quindi quantitativamente si potrebbe dire che l'Italia si sta comunque comportando in maniera dinamica attiva. A me sembra comunque che 24.000 dataset sia un numero significativo e rilevante. Adesso se qualcuno di voi ha navigato nei siti degli altri paesi europei, più o meno i numeri sono quelli. Certo, negli Stati Uniti pubblicano 195.000 dataset, ma se andate veramente a vedere, mi pare che 70.000 sono dell'Agenzia per le ricerche oceaniche, altri 30.000 sono di meteorologia, quindi alla fine se andate a vedere i dataset pubblicati da una città o da un territorio, uno stato federale, si tratta sempre di un migliaio di dati per ogni amministrazione. Cos'altro vi posso far vedere? Ovviamente questo è, come dire, è l'evidenza per diverse tipologie amministrative. Nella prima cartina ci sono le PA centrali che ovviamente avendo come riferimento la capitale sono tutte concentrate su Roma. La seconda è interessante perché sono i cataloghi regionali. Se ne contano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ne mancano veramente pochi. Questo è, se volete, l'elemento di novità più recente di questi anni. La Campania ha pubblicato in questi giorni, proprio in occasione della settimana della trasparenza. Ci sono, come dire, sforzi per fare in modo che questi cataloghi abbiano anche loro una certa omogeneità, in particolare all'interno delle aree di lavoro del PON Governance. Le aree di lavoro di obiettivo T2 o T11, si parla spesso di panieri di dati aperti a livello regionale. Perché? Perché c'è l'esigenza non solo di avere a disposizione dei dati che a volte non sono stati pubblicati, ma di averli in una modalità che sia qualitativamente ottimale, quindi devono essere documentati e possibilmente tra una regione e l'altra dovrebbero essere omogenei per consentire di fare confronti, per poter consentire di fare aggregazioni, per consentire di fare anche un uso non solo a livello locale di quelle informazioni, ma a livello nazionale. La strada che si sta seguendo è quella di iniziare a lavorare in ambiti tematici e settoriali ben definiti. Abbiamo in particolare come Formez una stretta collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, perché questi sono due temi, i trasporti e le infrastrutture, sulle quali ci sembra che sia molto importante fare questo lavoro di miglioramento qualitativo delle informazioni. Come si può migliorare la qualità? Ve lo dico fra 2 minuti. Completo il quadro dandovi le altre due mappature, quella arancione e quella dei comuni. Ecco, questo se volete è l'elemento di maggiore dinamicità. Ci sono comuni anche nel mezzogiorno come Lecce, Terlizzi, Piccoli, come Ghilarza in Sardegna, che hanno di colpo scelto la strada della trasparenza attraverso i dati aperti, mettendo a disposizione queste informazioni. Nel caso del Trentino ve l'ho già raccontato, e nella mappa a fianco sono rappresentate le amministrazioni provinciali o dove coincidono con le aree metropolitane. Quindi ritorno alla mappa iniziale, c'è una situazione direi di ricchezza. Qualitativamente bisogna lavorare molto, quantitativamente ci sono ancora dei territori che devono essere in qualche modo
coinvolti, attivati e spinti a fare i loro passaggi. Una breve riflessione sull'aspetto qualitativo. Secondo me, per lavorare in modo ottimale sull'apertura dei dati bisogna partire dall'interno dell'amministrazione, cioè i dati devono essere in qualche modo estratti dai processi di lavoro della pubblica amministrazione in modo diretto. Si può dire che i dati dovrebbero nascere aperti, cioè nella reingegnerazione dei processi si dovrebbe fare in modo che le informazioni siano già pensate per essere rese disponibili in modo aperto e libero. Tutto questo significa che dalla pubblica amministrazione si mette a disposizione dei cittadini, delle persone, delle informazioni che consentono di produrre del valore aggiunto. Sicuramente se ne parlerà anche più avanti. Ovviamente ci sono degli obiettivi di trasparenza, ci sono degli obiettivi di accountability, ci sono gli obiettivi di partecipazione, ci sono obiettivi di sviluppo economico che sono favoriti dalla disponibilità di informazioni libere e aperte. I dati, una volta aperti, devono essere utilizzati, quindi non bastano dei dataset. Io credo molto nell'accountability, credo molto nel dare conto, credo molto nel fatto che i dati devono essere resi leggibili. In qualche modo il data aperto funziona come se fosse una garanzia che il modo con il quale le amministrazioni pubbliche danno conto sia fatto con dati reali e completi. Penso anche delle applicazioni che riguardano le attività della PA centrale, sono stati pubblicati i dati dei pagamenti, sono stati pubblicati i dati sulla sicurezza, i dati sui cantieri e le iniziative di infrastrutture. Quindi ci sono delle informazioni che poi vengono anche rappresentate sotto forma di cruscotti, dashboard per essere più facilmente leggibili. Perché servono queste informazioni? Servono anche per fare in modo che i cittadini possano partecipare, quindi abbiano la possibilità di partecipare in modo più cosciente, più informato, sapendo di che cosa si parla e potendo dare un contributo positivo al miglioramento della qualità dei servizi pubblici. Quindi si deve innescare questo processo virtuoso per cui il fluire dei dati favorisce un'informazione e una partecipazione che migliora la stessa attività amministrativa. Quindi si può investire sulle tecnologie interne all'amministrazione per rendere più efficiente la macchina amministrativa, soprattutto nel produrre informazione aperta, ma si deve investire anche per rendere più efficace l'azione della PA attraverso un uso corretto dei dati, quindi ripeto, la trasparenza, la partecipazione e l'accountability sono di per sé un valore, sono quegli elementi che in fondo costituiscono il quadro dell'open government. C'è un altro aspetto che è il valore economico, sicuramente il caso Open 200 ci darà delle informazioni in merito, dico solo che spesso non si tiene conto nel valutare l'impatto economico dei dati, di quanto questo sia significativo anche per l'economia tradizionale. Cioè, il valore del dato aperto non serve solo per dare alle start-up opportunità di realizzare applicazioni o alle università per fare azioni di ricerca o per realizzare cruscotti web di rappresentazione dei dati. I dati servono anche a chi poi lavora nei settori tradizionali. Avere dati aperti su trasporti può favorire il turismo, avere dati aperti sugli investimenti in infrastrutture può favorire chi vuole investire in servizi sul territorio. Quindi il dato aperto è un elemento che sicuramente ha un valore economico che va oltre la sola pubblicazione e il solo riuso all'interno di internet, ma che tocca in maniera tangibile l'economia tradizionale. Il mio tempo è scaduto, mi fermo qua, vi ringrazio e Gianfranco ti ripasso la parola.
Grazie a te Salvatore, chiederei a Daniele di aprire il suo microfono e la sua webcam, nel frattempo io carico le slide, eccoti qui, perfetto, a te Daniele. Grazie Gianfranco, spero che l'audio vada bene in questo momento. Grazie a tutti, grazie a Gabriele e agli organizzatori per avermi invitato a dare una presentazione in questo webinar per dare un po' quello che è l'approccio, mostrare un po' quello che è l'approccio europeo agli open data. In particolare sul portale europeo, ma anche in qualche modo su qual è la politica di dati aperti che la Commissione sta, sulla cui la Commissione sta lavorando, la Commissione europea, ormai già da qualche anno. Perché gli open data sono importanti, è già stato detto da Salvatore, forse non è necessario ricordarlo, vorrei dire qua che la Commissione ha diversi approcci per quanto riguarda l'importanza e la necessità di rendere i dati pubblici e in generale l'economia dei dati il più possibile facile da sviluppare. Il punto più importante che riguarda i nostri interventi, gli interventi nel dipartimento nel quale lavoro, è l'impatto economico dei dati e dei dati aperti sull'economia europea e sul suo sviluppo. Quindi il nostro angolo è essenzialmente un angolo legato al fatto che il riutilizzo di dati porta benefici allo sviluppo economico. Abbiamo una serie di studi e ovviamente ogni cifra che può essere giusto un'estrapolazione di visioni a medio o lungo termine può essere in qualche modo discussa, ma sicuramente c'è un impatto forte sull'economia dei dati nel momento in cui noi implementiamo una serie di azioni che facilitano l'accessibilità e il riutilizzo dei dati. Ovviamente ci sono altre componenti ugualmente importanti, la trasparenza, il fatto di rendere accountable i governi, le amministrazioni pubbliche nazionali o regionali. E è anche importante una componente che per adesso non è coperta integralmente dalla nostra legislazione a livello europeo, che è quello di rendere anche il più possibile accessibili e riutilizzabili i dati che arrivano dalla ricerca scientifica. C'è una certa storia dietro, diciamo, una storia relativamente recente, come vedete qua, diciamo che possiamo ritornare al 2011, quando c'è stata per la prima volta in modo organico una comunicazione della Commissione sulla sua politica riguardo agli open data, verso la fine del 2011, che è anche in qualche modo la decisione in base alla quale è stato deciso di, come misura di implementazione della politica dei dati aperti, è stato deciso di creare due portali open data, un portale open data che mette a disposizione i dati della Commissione e delle istituzioni europee stesse, diciamo in qualche modo l'equivalente di un portale nazionale, e il portale europeo che è l'oggetto di una breve presentazione nella seconda parte del mio speech. Per mettere a disposizione una specie di punto d'ingresso unico di tutti i dati aperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche a livello europeo, a livello di Paesi membri dell'Unione Europea. Il primo dei due portali, quindi il portale che corrisponde a un portale nazionale che mette a disposizione i dati della Commissione Europea, del Parlamento, in parte del Parlamento e di molte agenzie europee, già aperto nel 2012 e adesso quindi ha una certa maturità. Dal punto di vista legislativo, l'atto più importante è stata la revisione della direttiva sull'informazione del settore pubblico, la Public Sector Information Directive, che esiste già, la sua prima versione era stata adottata nel 2003,
Questa seconda versione migliorata, adottata nel 2013, è entrata in vigore in tutti i paesi, diciamo, alla fine del 2015. Ha in qualche modo, come atto di base, rovesciato il principio che era all'origine di dire se un'amministrazione pubblica mette a disposizione dati, a quel punto questi dati devono essere aperti, disponibili a tutti, in modo, senza avere discriminazioni e, disponibili per l'utilizzo in modo, per fini commerciali e non commerciali. La revisione della direttiva ha invertito il principio e quindi in questo momento abbiamo un principio di default. I dati devono essere aperti per default, a meno che una pubblica amministrazione abbia ragioni di tipo sicurezza o privacy o confidenzialità varie per non rendere i dati aperti. La direttiva non impone ancora la completa gratuità dei dati, mette un tetto che è diciamo che è il tetto sulla un ragionevole costo di riproduzione dei dati, anche se in pratica possiamo vedere che nella maggior parte dei paesi membri dell'Unione i dati generati dalle amministrazioni pubbliche sono essenzialmente dati messi a disposizione in formato elettronico gratuitamente. E quindi questa direttiva ha dato luogo a una certa serie di legislazioni nazionali che sono più, diciamo, armonizzate, alcune sono andate anche al di là di quelle che sono i requisiti minimi imposti dalla direttiva. Quindi questo è stato un grande passo avanti, soprattutto simbolico in questo senso di dire open by default essenzialmente. Dopo questi, gli ultimi passi sono stati una serie di comunicazioni che hanno riguardato la data economy in generale, quindi l'economia dei dati, non solo dei dati aperti, ma dei dati in generale. E vorrei in questo momento giusto fare un accenno a una comunicazione che è stata pubblicata recentemente, a gennaio di quest'anno. Questa comunicazione, pubblicata il 10 gennaio, che definisce una serie in qualche modo di punti di discussione, non include nessuno strumento legislativo in questo momento, ma sono una serie di punti aperti che toccano gli open data, ma i dati in generale, l'economia dei dati, quindi sollevano una serie di, in un certo senso, di questioni aperte. Sull'accesso e trasferimento dei dati, la possibilità di avere i dati in qualche modo, a volte viene ricordato questo principio della quinta libertà, l'Unione Europea è basata sulla libertà di movimento dei beni, dei servizi, delle persone, e questo, diciamo, il libero movimento dei dati potrebbe essere la futura libertà addizionale che potremmo aggiungere all'Unione Europea. Ci sono dei problemi che riguardano chi è responsabile per prodotti e servizi basati sui dati, e posso accennare la cosa più banale, che è più in qualche modo conosciuta da tutti: chi è responsabile quando una vettura a guida autonoma ha un incidente? Il proprietario della vettura, chi ha costruito il software che la gestisce? Il gestionario della strada, perché non è stato capace di mettere a disposizione dei segnali adeguati, eccetera. E il problema della portabilità dei dati, quindi il fatto che i dati non devono essere in qualche modo limitati e confinati in un certo ambito, ma deve essere possibile la loro circolazione il più possibile facilmente. Ma tutto questo sono una serie di questioni che sono per adesso questioni aperte. C'è una consultazione in corso, aperta fino alla fine di aprile. La consultazione può essere, anche se poi ho lasciato il titolo in inglese, la consultazione è anche in italiano, quindi invito tutti quelli che sono interessati a conseguire. Questo darà luogo a poi una serie di iniziative, comprese possibili iniziative legislative. Torno un attimo indietro per parlare di una cosa. Ho già accennato che cos'è la direttiva sull'informazione del settore pubblico. Vorrei giusto ricordare una cosa qua, che riguarda le istituzioni europee, in particolare la Commissione. Cioè, già dal 2011
esiste una decisione della Commissione che dice, che obbliga la Commissione stessa, perché le direttive obbligano i Paesi membri, ma non hanno validità giuridica sulle istituzioni europee stesse. Esiste una decisione del 2011 che dice che tutti i documenti generati dalla Commissione europea devono essere aperti e disponibili gratuitamente. E questo è tra l'altro diciamo, la base legale che in qualche modo ha permesso di creare il portale dei dati delle istituzioni europee. Quindi andando avanti, a questo punto abbiamo, per entrare un po' più nel dettaglio di che cos'è il nostro portale europeo, il soggetto della mia presentazione di oggi, come ho detto abbiamo effettivamente due portali, un portale che non vado a descrivere ma che penso sia importante menzionare, un portale che si chiama EU Open Data Portal, quindi il portale dei dati EU, ma EU in questo caso è istituzioni europee e non membri dell'Unione Europea, questa è una certa ambiguità, che contiene dati generati dalla Commissione, dalle agenzie europee, dal Parlamento, dal Consiglio. E il portale di cui parlavo in questo momento, che è il portale in cui in qualche modo cerchiamo di dare un ingresso unico, alle informazioni che sono già messe a disposizione a livello nazionale o regionale dai Paesi membri dell'Unione e dai Paesi confinanti, anche perché il portale, si estende al di là dei confini dei 27 o 28 membri dell'Unione Europea e va al di là. Il dominio sotto cui si trovano questi portali è il dominio che è stato creato recentemente, data.europa.eu, e contiene anche una serie di risorse interessanti, vocabolari multilingue, riferimenti a standard di metadata, eccetera. Quindi, sotto questo dominio si trova, penso, tutto quello che può essere interessante conoscere a livello europeo per quanto riguarda, i dati aperti e più in generale, portali. Quindi, parlando del portale adesso, del portale europeo, che cosa fa il portale? L'idea di base è stata quella di dire, cerchiamo di dare in qualche modo un entry point, unico a livello europeo per tutti coloro che sono interessati a conoscere o a sviluppare applicazioni che non si limitano ad un paese specifico. Quindi il portale non si sostituisce in alcun modo a portali già esistenti, ovviamente a livello regionale o nazionale. Se io come utente ho bisogno di conoscere dati e opero esclusivamente in un paese come la Francia, probabilmente non ho bisogno di passare da qua. Il portale francese di dati aperti, come il portale italiano di dati aperti e ogni altro portale nazionale, mi dà tutto quello di cui ho bisogno. Il ruolo del portale in quanto interfaccia unica, è quello di armonizzare gli accessi ai differenti portali per tutti quelli che hanno bisogno di una visione più a livello europeo o multinazionale, non necessariamente si tratta di avere una visione su tutti i 28 paesi europei, può essere semplicemente qualcuno che opera come nella regione in cui vivo qua in Lussemburgo, opera in una regione transfrontaliera in cui molte delle attività economiche non impattano esclusivamente questo in Lussemburgo, ma impattano le regioni circostanti, il sud del Belgio, la Francia, la Lorena e parte della Germania. Quindi l'idea è stata di creare questo portale che essenzialmente fa l'harvesting dei portali esistenti. Quindi la seconda componente penso estremamente importante del portale, a parte costituire questo entry point a livello europeo, è il multilinguismo. I metadati o la parte testuale dei metadati ovviamente sono normalmente scritti nella lingua nazionale e più eventualmente in una seconda lingua. Quindi a livello di discovery, a livello di cercare di capire, di avere un primo approccio su quali sono i dati disponibili per una certa, in un certo settore, in una certa regione, è importante in qualche modo avere un'idea. Ovviamente, se io voglio operare in Lituania, a un certo punto avrò bisogno di, in
qualche modo di saper parlare lituano, saper creare applicazioni che hanno anche un'interfaccia nella lingua nazionale, ma per avere un primo approccio e capire che cosa è disponibile, è importante cercare di avere una visione di base. Quindi il portale, uno dei valori aggiunti essenziali che il portale europeo offre è quello di tradurre automaticamente la parte testuale dei metadati, quindi essenzialmente un titolo e un riassunto del contenuto di ogni dataset, da tutte le lingue dell'Unione Europea a tutte le altre lingue dell'Unione Europea. Quindi posso accedere all'interfaccia in italiano e vedere in italiano la traduzione automatica di testi scritti in lituano, in maltese o in gaelico. Quindi il portale come interfaccia utente è questo e offre anche, come mostrerò poi magari un po' più in dettaglio in seguito, tutta una serie di funzioni accessorie, mette a disposizione una serie di documenti che sono utili per capire come produrre dati o come riutilizzare dati. Il portale stesso è stato scritto in base alle nostre specifiche, è stato sviluppato in base alle nostre specifiche utilizzando componenti open source e quindi tutte le sue componenti sono a disposizione di qualunque cittadino con una licenza open data per poter essere riutilizzati liberamente. Vedo che ho 5 minuti, cerco di accelerare un po'. Quindi attualmente il portale, abbiamo inaugurato la versione 2 qualche giorno fa, il 1 marzo. È un portale relativamente recente, la prima versione è stata messa in linea a metà novembre 2015, quindi ha più o meno un anno e mezzo di vita nemmeno. Contiene in questo momento circa 650.000 dataset o riferimenti to dataset, 650.000, cataloga 650.000 dataset che arrivano da 34 paesi diversi, quindi copriamo più dei 28 paesi dell'Unione Europea, ci sono anche ovviamente 3 o 4 paesi EFTA, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e Islanda, più altri paesi limitrofi che sono comunque considerati ancora europei e fanno parte di alcune politiche di avvicinamento, quindi includiamo Moldova, includiamo Ucraina e altri paesi. Quindi in questo momento il portale fa l'harvesting di 76 cataloghi diversi, quindi ovviamente come potete vedere c'è più di un catalogo per paese. Come ho detto, la parte testuale esiste in 24 lingue. Ci sono alcune applicazioni che permettono di previsualizzare dati geografici e dati statistici e tutta una serie di documenti, di guideline, di manuali per da una parte indicare come generare dati, che cosa sono gli open dati, come razionalizzare la produzione di dati e d'altra parte come riutilizzare i dati. Vado un po' più in fretta, c'è una parte interessante che è una formazione online, sono 13 moduli che approcciano all'inizio che cosa sono open dati, entrano poi nel dettaglio di problemi specifici come la necessità di associare una licenza ai dati, la necessità di che cosa sono linked open data e così via. Sono lezioni che possono essere seguite in diciamo una ventina di minuti ciascuna. Purtroppo in questo momento esistono solo in inglese e in francese. Qui tutta una serie, passo veramente brevemente qua, abbiamo tutta una serie di fact sheet che spiegano alcuni argomenti specifici su open data, che cosa sono le licenze. Ovviamente riferimenti ad IKTP. Qualche cosa che vorrei mostrare più in dettaglio prima di concludere è qualche cosa che funziona ogni volta che facciamo l'harvesting di un catalogo. Esiste una funzione che visualizza e che misura una certa serie di indicatori di qualità sui portali che sono stati arrestati.
Quindi indicazioni percentuali sulla disponibilità dei dati, quindi URL che non esistono, sono indicate in modo incorretto. E tutti questi dati sono aggiornati periodicamente e sono a disposizione sia a livello globale, quindi statistica a livello di tutti i portali che sono connessi, sia a livello individuale, quindi è possibile vedere le statistiche specifiche per ogni portale, incluso ovviamente il portale italiano e i portali che consideriamo. Qui ho preso qualche screenshot che sul mio schermo sono estremamente piccoli, ma forse potete vedere meglio. C'è anche la possibilità di scaricare un foglio Excel con gli stessi dati che possono essere poi quindi riutilizzati per fare grafici o visualizzazioni diverse. Direi che dovrei finire qua, ho ancora un minuto. Sì, questo è giusto per menzionare che abbiamo tutta una serie di canali di comunicazione. Siamo presenti su Twitter, su Facebook, su LinkedIn. E il portale è veramente considerato come una sorgente non solo come un catalogo di dati, ma anche come una sorgente di informazione a livello europeo. Quindi sulla home page, ogni settimana vengono menzionati gli eventi principali che succedono in Europa. Ci sono link su eventi, su attività, su manuali o pubblicazioni messe a disposizione nell'ambito di Open Data. Quindi, e ovviamente quello che è importante per noi è feedback. Ci sono varie modalità di contribuire, sia a livello di dataset che, per esempio, in qualche modo viene trovato di cattiva qualità, o suggerimenti per migliorare o per integrare cose che non sono ancora esistenti sul portale. Penso di dover finire qui e ovviamente per le domande adesso o più tardi sarò felice di Guarda, rispondere. grazie mille Daniele, grazie mille per la presentazione, grazie mille per aver tenuto i tempi fino alla fine. Voi non lo vedete, però noi come staff formats e relatori abbiamo una specie di conto alla rovescia che io ho il ruolo infame di aggiornare, quindi è come se mettessi ansia sui relatori. No, va No, lo benissimo. vedo, c'è un uno rosso lassù che mi guardava da un minuto. Sono arrivate un po' di domande, siamo lenti con i tempi, c'è solo una cosa che io voglio riprendere, per quanto è stato un minimo di chiacchierata in chat ed è credo una cosa che da un lato dà anche gancio all'intervento successivo di Gabriele Ciasullo. È molto appetibile la sezione training che ci ha mostrato dal portale europeo, in questo momento è localizzata in lingua inglese e in francese. Un gruppo di validi collaboratori si è offerto volontario per una sua localizzazione italiana. Io credo che potrebbe essere un'ottima cosa, vista anche logica di portale nazionale dati aperti, nel senso che potremmo riprendere quei contenuti che credo che quasi certamente siano rilasciati con licenza di tipo Creative Commons by e magari localizzarli, pubblicarli sul nostro e risentirci a proposito di una possibile localizzazione anche sul portale europeo. Comunque rilancio insomma la domanda sia per te che per Gabriele Ciasullo che arriverà nell'intervento successivo. Esattamente quello che forse avrei dovuto dire, che non ho detto, che tutto il materiale sul portale è un materiale disponibile su Creative Commons e per mancanza di risorse è impossibile tradurre tutto in tutte le lingue, ma sicuramente è estremamente benvenuta l'idea di poter fare traduzione a livello sia di crowdsourcing sia di istituzioni o qualcuno che si può. Può essere volontario nel tradurre, senz'altro sarebbe qualcosa che ci farebbe estremamente piacere e sarebbe senz'altro utile. Beh, come portale nazionale posso chiedere anche a Gabriele che magari ci impegniamo a coordinare questo crowdsourcing linguistico sulla localizzazione dei contenuti. Daniele, davvero grazie mille. Io a questo punto passerei la parola a Gabriele che ha già aperto la sua webcam e il suo microfono. La domanda che facevi è una domanda superflua perché va da sé che io, mentre Daniele faceva il suo intervento, qualche domanda, diciamo, qualche intervento l'ho captato, diciamo, nella chat. Questo, mi sembra che fosse Ciro Spadaro, se non vado errato, che ha accennato a questo tema, molto importante e molto rilevante. Sicuramente lo faremo, insomma, sicuramente ci mettiamo perché va in sintonia con quello che vuole essere il nuovo Dadico IT. Sono particolarmente, insomma, contento, logicamente, di
di introdurre, insomma, il nuovo portale di dati aperti in Italia, devo dire, insomma, innanzitutto ringraziare tutti coloro che ci hanno lavorato, insomma, sia a livello Agid sia i colleghi del Formez, quindi un ringraziamento veramente profondo per questa attività svolta che ci ha portato ad avere questo nuovo catalogo. Non è un punto di arrivo, naturalmente, è un punto di partenza. Sicuramente ci sono delle cose ulteriormente da implementare, sicuramente ci sono delle cose che vanno magari corrette, vanno, insomma, diciamo, riviste un pochettino, sicuramente ci saranno delle anomalie. Per esempio, tra l'altro, insomma, una funzione molto importante che mi viene in mente, insomma, adesso, perché c'è stato un commento di Maurizio Napolitano che ringrazio, ha fatto un commento veramente gentile dicendo alcune note positive e qualche nota negativa, ovvero una negativa fino a un certo punto, perché in effetti attraverso il catalogo Maurizio ha potuto subito constatare che ci sono alcuni casi di dati esposti in qualche catalogo che magari non hanno i requisiti per essere open data, o perché manca la licenza o per qualche altro motivo, insomma, per il formato dei dati proprietari. Ecco, per esempio, quindi attribuiamo subito, immediatamente al nuovo DatiCovid anche la funzione di far emergere queste situazioni che altrimenti difficilmente sarebbero state messe in evidenza. E quindi, naturalmente, l'impegno qual è? Quello di andare a lavorare in certe direzioni per, diciamo, come dire, superare queste anomalie. Il fatto che possono emergere attraverso uno strumento è un dato, secondo me, molto positivo. Ma diciamo, andiamo un po' con ordine. Voglio solo riportare qui la direttiva PSI di cui sia Salvatore, ma più diffusamente ce ne ha parlato Daniele nell'intervento di prima, e con i riferimenti normativi nazionali di recepimento della direttiva PSI, la prima e poi la seconda del 2013, che appunto ha capovolto il principio e ha reso obbligatorio per tutti, diciamo, la pubblicazione dei dati secondo appunto i principi dell'open data, fermo restando le esclusioni e i limiti per i casi in cui ciò non è possibile, privacy, sicurezza e quant'altro. Io ho preso questo primo corsivo preso dalle premesse, da uno dei preamboli della direttiva PSI, cioè, proprio, insomma, le parole sono proprio evidenti: cogliere le opportunità economiche e sociali offerte dall'utilizzo dei dati pubblici. E poi l'altra incisiva, gli Stati membri, che sta nel corpo della direttiva, quindi nell'articolato della direttiva, gli Stati provvedono affinché i documenti cui si applica la direttiva siano riutilizzabili. Quindi partiamo diciamo, da questo presupposto. È chiaro, va da sé, che quando parliamo di dati aperti che sono disponibili, anche riutilizzabili anche per finalità commerciali, abbiamo incorporato tutto ciò che la trasparenza si porta dietro, ovvero sia il dato che è aperto per finalità commerciali è sicuramente, ovviamente, anche un dato trasparente, quindi, diciamo, dà corpo anche a quei principi dell'Open Gov che sostanzialmente, su cui anche l'Italia è naturalmente molto impegnata e che, tra l'altro, noi stiamo agendo in questa settimana proprio nel contesto della settimana dell'amministrazione aperta, e questo webinar e il lancio del nuovo DatiCovid si introduce in questo contesto. Abbiamo voluto essere presenti e testimoniare l'open data in questo contesto molto importante per il Paese. Detto ciò, tornando al discorso di prima, voglio solo diciamo, collegare la direttiva al DatiCovid. C'è un articolo specifico nel recepimento della direttiva, e quindi il decreto legislativo 36/2006, modificato a sua volta da quello successivo del 2015, e questo ci dice che le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico adottano modalità pratiche per facilitare la ricerca dei documenti. Quindi, a tal fine, è utilizzato il portale gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale per la ricerca dei dati in formato aperto rilasciati dalle pubbliche amministrazioni. Questo portale è DatiCovid, oggi possiamo dire che questo portale è DatiCovid. La finalità, quindi, di DatiCovid è quella di essere un catalogo per facilitare la ricerca, ma quindi, tenuto conto del preambolo della direttiva, tenuto conto delle motivazioni della direttiva, è quello di promuovere processi di apertura dei dati da parte delle amministrazioni. Quindi si colloca in pieno con la funzione anche di Agid, che come centro di competenza nazionale per gli open data svolge questo ruolo di promuovere la cultura, l'apertura dei dati da parte delle amministrazioni. Quindi, elemento importantissimo, DatiCovid nasce come riferimento di un catalogo per facilitare, agevolare la ricerca dei documenti, dei dati disponibili. E quindi, diciamo,
l'altro lato della medaglia è promuovere i processi di apertura dei dati. Evidentemente in questo lavoro di catalogazione chi già è presente sul catalogo stimola anche gli altri a fare altrettanto, perché evidentemente si va a creare, insomma, diciamo non uno spirito emulativo, ma comunque un atteggiamento che cerca di creare le condizioni affinché, diciamo, il paese possa affrontare questa tematica in una modalità unitaria e armonizzata. Il modello quindi che viene fuori che abbiamo già sperimentato in passato con l'attuazione della direttiva Inspire per quanto riguarda i dati geografici. Questo è il modello quindi che stiamo riproponendo per dati Covid, ma avevamo già sperimentato in passato per quanto riguarda il repertorio nazionale dei dati territoriali. Quindi ci sono una serie di dati e anche ci saranno poi anche servizi, perché stiamo lavorando anche sul catalogo servizi, ma questo è un altro argomento, una serie di cataloghi appunto periferici i cui metadati confluiscono nel catalogo nazionale. Quindi parliamo di un raccoglitore di informazioni. Come avviene questa raccolta? Attraverso modalità di harvesting o attraverso un editor online, fermo restando che poi ci possono essere, in casi eccezionali, anche eventualmente altre modalità per andare incontro alle esigenze delle amministrazioni, qualora appunto siano tecnicamente, diciamo, affrontabili. Quindi, insomma, questo processo di far viaggiare i metadati è il modello che ci stiamo prefigurando ed è il modello che in effetti ci ha un po' raccontato anche Daniele per quanto riguarda il portale europeo con cui noi ci interfacciamo. Quindi DatiGovit nasce, adesso questo avete già avuto modo sicuramente di vedere la home page, insomma, e magari anche navigare un po' nel catalogo. Partiamo naturalmente da una organizzazione del portale che è centrato sulla ricerca, perché in effetti, insomma, nasce appunto come un elemento finalizzato principalmente alla ricerca. In evidenza trovate subito le categorie tematiche definite nel contesto del Data Catalog Application Profile, e quindi noi abbiamo voluto immediatamente mantenere, insomma, nella nostra profilazione e quindi nell'esporre i dati nel catalogo nazionale, abbiamo voluto agganciarci a quelle che sono le categorie tematiche definite a livello europeo, in modo da garantire, insomma, diciamo, nel corso del tempo la giusta interoperabilità dello scambio di informazioni. Scorrendo poi abbiamo la parte, diciamo, come dire, di redazionale del portale, quindi delle notizie, diciamo, in prima battuta, a cui poi si può accedere anche attraverso il menu, e poi dei focus che in questo momento sono incentrati su tre oggetti ben definiti. Il catalogo basi dati che, ancorché nato attraverso una norma di qualche anno fa, comunque consente di pescare, andare a trovare basi dati disponibili presso le pubbliche amministrazioni, ancorché queste non siano state ancora, come dire, licenziate, messe a disposizione con una licenza open. E questo in effetti poi fa scopa con un'altra norma contenuta nella direttiva PSI, ovvero la possibilità per tutti di chiedere alle amministrazioni competenti di mettere a disposizione dati che non sono ancora disponibili secondo la licenza, secondo il paradigma degli open data. Quindi questo catalogo al momento è aggregato al DatiGovit, ma è uno degli asset su cui andremo a lavorare, perché anche su questo catalogo, diciamo, ci saranno appunto un'integrazione per far sì che in una sola vista tutti coloro che sono interessati potranno trovare sia i dati aperti sia i dati non ancora aperti secondo i principi dell'open data. Un altro focus naturalmente è sugli strumenti, su una serie di strumenti che il DatiGovit vuole mettere a disposizione, quindi, e che deve mettere a disposizione naturalmente, e quindi oltre agli aspetti normativi, quindi le direttive, norme di ricevimento e quant'altro, ci stanno naturalmente le linee guida che abbiamo recentemente aggiornato sul finire dello scorso anno, dopo un'apposita consultazione pubblica. Ci sta naturalmente il profilo, il Data Catalog Application Profile DT, l'estensione fatta per l'Italia, riferita al profilo europeo di KTP. E quindi c'è tutta la documentazione relativa al profilo, compresa anche, diciamo, l'ontologia, compreso il diagramma UML. Naturalmente avremo cura di arricchire man mano
questa sezione con tutti eventuali altri strumenti utili sia per quanto riguarda la navigazione, sia per quanto riguarda la ricerca, ma anche per quanto riguarda altre cose di cui vi voglio accennare successivamente. L'ultimo focus è incentrato sull'attività OT11, OT2, è un'attività che nasce nel contesto del comitato di pilotaggio che, diciamo, in qualche modo segue l'attribuzione dei fondi nell'ambito dell'accordo di partenariato. Noi in questa area di network OT11, OT2 era stata, insomma, istituita un'apposita area di lavoro per gli Open Data che naturalmente AGID ha coordinato, essendo centro di competenza in materia. L'ha accennato un po' Salvatore, in questa area di lavoro è stato definito un vero e proprio protocollo, un insieme di azioni che le amministrazioni si impegnano in qualche modo a mettere in moto per ottimizzare le loro attività in questo settore dell'open data. Naturalmente questo protocollo si intende trasferirlo anche all'esterno del network OT11-OT2 ed è quindi, diciamo, è stata prevista, insomma, mo adesso è in corso di definizione il suo inserimento all'interno del piano triennale ICT che dovrebbe vedere la luce, insomma, penso, insomma, intorno a fine marzo, insomma, una cosa del genere. Quindi in questo contesto del network OT11-OT2 stanno continuando le attività. In questo momento sono in corso un ciclo di webinar con le regioni che ci stanno illustrando che cosa hanno fatto, che cosa stanno facendo, che cosa hanno intenzione di fare nell'ambito dell'open data. Sono naturalmente webinar che sono aperti a tutti e abbiamo già avuto modo di ascoltare Regione Sardegna, Regione Lazio, poi le province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia. Un prossimo appuntamento mi sembra che sia la settimana prossima, che si conclude il primo ciclo, ma poi ce ne saranno sicuramente altri successivamente. Cerco di accelerare un po' che vorrei dire anche qualche altra cosa, poi classica ricerca dei dataset, questo insomma. L'altra parte del portale che mette in evidenza l'esito della ricerca, poi ci sono della possibilità di applicare dei filtri, insomma, questi sono come di consueto, diciamo come d'abitudine, classico funzionamento di portali che recano al proprio interno un catalogo per la ricerca dei dati. Una novità rispetto al passato, oltre alle notizie naturalmente di cui abbiamo già accennato, è il calendario degli eventi, insomma, che mi consente di introdurre un argomento che, insomma, secondo me è molto importante. In effetti, dopo il recepimento della direttiva, dopo aver fatto il profilo nazionale di GATAPT, dopo l'aggiornamento delle linee guida, DATICOVID riparte, ma riparte con uno spirito ben preciso. Non è solo un catalogo per la ricerca dei dati disponibili e per la ricerca di eventuali anomalie che presenti nei vari cataloghi nazionali, laddove presenti, quindi noi staremo da stimolo per poterle superare queste anomalie, ma più opportunamente deve diventare da diritto uno strumento di condivisione delle esperienze, una piattaforma collaborativa sul tema dell'open data. Deve essere il momento di incontro di tutto ciò che avviene nell'ambito open data in Italia. Anche perché, diciamo, quando la Commissione europea giustamente, insomma, ci chiede notizie in merito alla implementazione della direttiva PSA, allo stato dell'arte della direttiva PSA in Italia, noi abbiamo la modalità per poter rispondere, dobbiamo ricavarla attraverso il portale DATICOVID. Quindi lo state of play in Italia di tutto ciò che avviene sull'open data dovrà, noi auspichiamo che possa essere fatto con la collaborazione naturalmente di tutte le amministrazioni. Quindi sollecitiamo a comunicarci a tutti, amministrazioni ma anche privati, e questo poi entriamo in un ultimo argomento che introduce poi l'intervento di Francesca. Chiediamo a tutti naturalmente di segnalarci eventi, iniziative, corsi di formazione, qualsiasi cosa che abbia a che fare con gli open data. E non solo, una delle prossime azioni che metteremo in campo, vado velocemente su queste slide che abbiamo un po' raccontate prima, una delle prossime azioni che dovremmo mettere in campo è avere una sezione nel catalogo, nel portale, una sezione per il monitoraggio, dove andremo a porre specifici quesiti che in effetti la Comunità Europea ci chiede per dare riscontro su quei punti specifici che riguardano appunto l'implementazione della direttiva PSI.
Uno di questi, lo cito, ma insomma, poi naturalmente ci saranno notizie man mano sul portale, quindi man mano che andremo avanti con i lavori, troverete appunto le notizie e gli aggiornamenti sul portale da Dicovit. Uno di questi riguarda proprio appunto l'effetto della politica di open data nel paese. E quindi questo l'effetto è quello, l'effettivo riutilizzo dei dati da parte dei privati. E qua introduco, appunto, sono effettivamente molto sono contento della presenza di Francesca che ci racconta questo studio effettuato Open Data 200 e mi sembra insomma, una testimonianza particolarmente importante perché è l'unico contesto che abbiamo per quanto riguarda questo aspetto. Questo mi introduce poi Open Data dei privati. Questa è un'idea su cui, insomma, diciamo, non immediatamente, ma su cui vorrei lavorare. Adesso naturalmente dovremo in qualche modo sistemare un po' le eventuali problematiche, sia di natura tecnica, sia di natura diciamo, di contenuti, andare ad arrestare gli altri cataloghi, dobbiamo ancora perfezionare una serie di attività. Vi dico che per esempio proprio ieri abbiamo potuto raccogliere i dati del Ministero dell'Interno, c'è anche Regione Campania che si è faccia da qualche giorno fa, ci stanno una serie di comuni che ci hanno segnalati, purtroppo non abbiamo fatto in tempo a introdurre già da subito alcuni comuni della Toscana su cui alcuni nostri amici stanno lavorando, insomma, ma lo faremo nelle prossime settimane sicuramente. Quindi dopo questa fase di raccordo e quindi raccolta di ulteriori informazioni, ci sarà naturalmente, metteremo in linea, a proposito, metteremo poi in linea anche il web editor per consentire a coloro che non hanno un catalogo di, come dire, inserire direttamente i propri dataset attraverso un form online. E naturalmente dovremo poi avviare tutte quelle azioni finalizzate a far sì che il Daticovit diventi effettivamente il centro, della nostra attenzione e raccolga tutte le iniziative che la comunità Open Data ritiene importante far conoscere a tutti quanti gli altri. Ciò consentirà poi di essere anche un punto di collegamento, per esempio, tra operatori di diversi comuni, uno scopre, insomma, un'attività svolta da un collega di un'altra parte e magari si mette in contatto e può chiedere, diciamo, magari di collaborare anche su progetti in comune. Vedo una domanda di Ilaria Vitiello, mi fa molto piacere. Sì, in effetti, ecco, una cosa che volevo dire, siccome oggi siamo tantissimi e sono veramente contento della questa ampia partecipazione, abbiamo superato le 700 unità, sarebbe stato in effetti un incontro in presenza molto accattivante, vedere una folla di oltre 700 persone che ci seguono, mi fa molto piacere. Ho visto una serie di domande, sarà forse difficile rispondere oggi a tutte, ma naturalmente invito tutti quanti a farci proposte, darci feedback sia per quanto riguarda il catalogo, sia per quanto riguarda suggerimenti, sia per quanto riguarda iniziative. Utilizziamo Daticovit come il nostro punto di riferimento su tutto ciò che riguarda l'open data in Italia. Questa, insomma, secondo me deve essere la mission a cui dobbiamo puntare. Ecco, qua in effetti due frasi proprio per ricordare questo tema. Daticovit è un punto di partenza, un luogo di incontro che intende proporsi come riferimento per la comunità open data. Quindi anche, diciamo, per quanto riguarda i dati, gli open data che vengono, come dire, messi in circolazione da parte dei privati, perché anche questi dati potrebbero essere usati da altri privati per un ulteriore sviluppo economico. Questo tema naturalmente lo affronteremo in una fase immediatamente successiva, naturalmente dobbiamo mettere in linea e raccogliere tutto ciò che al momento le pubbliche amministrazioni rendono disponibili attraverso i propri cataloghi o attraverso le proprie attività. Io avrei un'ultima slide, diciamo, che riguarda poi come ci interfacciamo con i cataloghi europei. Qua ho messo in campo anche il repertorio nazionale, perché in effetti da una parte dobbiamo tener conto che i dati geografici devono essere documentati secondo le regole INSPIRE sul repertorio nazionale, dall'altra parte il Daticovit si interfaccia con il portale europeo, viene arrestato dal portale europeo e in cui andiamo a documentare tutti gli altri dati. Naturalmente per
poter far sì che il portale, attraverso i dati Covid, siano visibili anche i dati eventualmente open che disponibili sul repertorio, documentati sul repertorio, attraverso il GeoDKP, qui mi sono dimenticato di segnarlo, attraverso il profilo GeoDKP, attraverso lo standard GeoDKP, sarà possibile appunto creare quel link tra i dati contenuti nel repertorio e poterli visualizzare direttamente, senza ulteriori adempimenti a carico delle amministrazioni, poterli visualizzare direttamente sul dati Covid. E questo in ossequio al principio One Solid, che naturalmente dobbiamo tener conto. Il repertorio nazionale, come vedete, è naturalmente poi arvestato anche dal portale Inspire, ma con questa dinamica che diciamo, ho rappresentato anche in un workshop a livello europeo con alcuni colleghi di altri paesi, che naturalmente questo è un aspetto molto importante. Noi, siccome stiamo lavorando anche sul nuovo repertorio, metteremo in campo e ci sentiremo con altri colleghi di altre amministrazioni che ci stanno lavorando per mettere a punto il GeoDKP e far sì che su DatiGov possa essere visto appunto anche i dati geografici resi disponibili e documentati nel repertorio. Io penso di aver finito, vi ringrazio tutti e ci saranno senz'altro poi altre occasioni per andare poi a discutere su temi specifici e andare ad ampliare e andare a temi specifici di particolare interesse. Grazie a tutti, vai Gianfranco. Grazie a te Gabriele, io direi c'era qualche domanda, però sei riuscito a rispondere al volo mentre parlavi, quindi direi di passare per... Grazie Francesca che ha aperto la tua webcam, non ti sento ancora, forse Sono, ci adesso sono. sì, no? Mi Ti sentite? chiederei di aprire anche il tuo microfono, il tasto accanto a quello della webcam. Benissimo, io prendo subito, diciamo, la palla al Perfetto, ti balzo, sento, visto l'intervento di sento. Gabriele Ciosullo e diciamo sul, come dire, lancio del nuovo dati.gov.it, e quello che volevo aggiungere è che noi di Open Data 200 Italia collaboreremo ed elaboreremo una pagina all'interno del catalogo nazionale fornendo i dati che stiamo raccogliendo attraverso il nostro progetto di ricerca. Quindi in questo modo vorrei rispondere anche alla domanda di Ilaria Vitellio dove ci parla appunto di uno spazio nel catalogo dove appunto possiamo appunto, come dire, raccogliere pratiche di riuso. Ora, Open Data 200 Italia è un progetto che nasce in collaborazione con The Governance Lab, un think tank che è incubato nella New York University, ma lo staff appunto fa riferimento alla Fondazione Bruno Kessler qui a Trento, quindi di nuovo il Trentino protagonista oggi. E noi stessi di Fondazione Bruno Kessler siamo coinvolti e collaboriamo con lo staff di Dati Trentino IT, che è sempre molto attivo, come avete potuto comprendere. E anche, diciamo, come dire, un trendsetter a livello italiano. Questo mi, diciamo, avevo piacere a ribadirlo. Il progetto nasce nel 2015, quindi praticamente un anno e mezzo fa, e con la mia visita presso il Governance Lab, ma soprattutto con l'intento di intercettare la domanda degli utenti, ovvero di aziende, non soltanto di cittadini, ma anche di aziende, per capire in realtà il valore degli open data a fini commerciali, ma soprattutto sulla scia di una tendenza che si era sviluppata un po' dal 2013 in poi, con l'uscita di vari rapporti, ad esempio il rapporto della McKinsey e anche l'uscita stessa dello studio Open Data 500 sulle aziende americane, dove appunto si stressava l'idea di come creare posti di lavoro grazie anche all'apertura dei dati. Quindi, il lavoro che stava facendo appunto l'amministrazione Obama con data.gov. Ora, quali sono gli obiettivi? Open Data 200, come vedete, a questo numero 200 si riferisce praticamente al target di aziende a cui noi vogliamo arrivare, quindi raggiungere. In America hanno iniziato con 500 ispirandosi a diciamo, la classifica di Forbes. Mentre invece noi abbiamo cercato, come dire, di essere realisti e di guardare al contesto italiano, e 500 sicuramente è un numero veramente, vi assicuro, difficile da raggiungere, però
Ci stiamo arrivando. Allora, quali sono gli obiettivi del progetto? Sicuramente offrire una base per valutare l'impatto degli open data in Italia. Quando si parla di impatto e si parla di misurazione abbiamo diversi problemi. Chiaramente abbiamo diversi report, indici e studi che hanno già, che stanno egregiamente diciamo, svolgendo la loro attività, ma quello che noi vogliamo fare con questo studio è soprattutto utilizzare i dati che raccogliamo per imparare, non soltanto per fare report. In effetti, vorremmo stimolare il dialogo tra istituzioni e mondo imprenditoriale su come incentivare l'incontro tra domanda e offerta di open data, ovvero intercettare realmente la domanda di open data. Abbiamo fatto lo studio abbiamo usato una strategia di identificazione delle aziende abbastanza classica, ovvero utilizzando il cosiddetto effetto snowball, un campionamento molto molto a cascata, quindi praticamente basandoci un po' sulle nostre conoscenze della comunità e del contesto italiano e soprattutto, vado avanti con le slide, scusatemi. Non soltanto appunto basandoci su quello, ma facendo anche molta desk research, facendo praticamente interviste qualitative, utilizzando un questionario online strutturato che potete trovare al link opendata200.it/survey, se siete diciamo, interessati a capire come abbiamo strutturato il questionario. E utilizzando anche Atoka, quindi ci siamo avvalsi dell'aiuto di uno strumento sviluppato da un'azienda qui basata in Trentino che si chiama Spazio Dati, che rielabora e mette a disposizione i dati sulle imprese. Chiaramente questi sono dati che, il cui accesso è limitato e quindi noi abbiamo usufruito, come dire, di una disponibilità da parte dell'azienda per fini di ricerca, quindi la collaborazione è ancora attiva e siamo veramente grati a Spazio Dati per averci dato questa possibilità, soprattutto per i dati riguardanti il fatturato, i posti, cioè il numero di dipendenti ed altri dettagli riguardanti appunto le aziende intervistate. Il questionario è praticamente strutturato in due parti. La prima attiene appunto alle informazioni sulle aziende, quindi aziende, dettagli non soltanto diciamo, relativi alla grandezza, quindi insomma ci sono dettagli abbastanza elementari, mentre invece la seconda parte sull'uso di open data, molto più articolata, chiediamo sostanzialmente quali sono le fonti di dati, chiedendo appunto quali sono i cataloghi dai quali attingono, qual è il modello di business, quali sono i prodotti e i servizi sviluppati e generati nella loro attività, se gli open data praticamente sono importanti per il loro business, se sono diciamo al centro della loro attività o se è semplicemente un accessorio o se serve appunto per arricchire alcuni prodotti. Questo poi vi fa capire diciamo, quanto sia complesso, come dire, identificare e cercare di dare delle risposte da questo punto di vista. Anche perché molto spesso la difficoltà che ho trovato nel fare questa ricerca è soprattutto individuare all'interno delle aziende la persona che può rispondere in maniera chiara e corretta a tutte le domande che noi poniamo. Quindi, soprattutto nel caso delle grandi aziende, e ce ne sono, e sono anche molto difficili da raggiungere, quindi nel campione che abbiamo adesso ci sono molte start-up, devo dire, molte start-up innovative e piccole imprese, che d'altronde fotografano un po' anche il mercato in questo momento italiano. Quali sono i settori commerciali nei quali operano le aziende che hanno risposto al questionario e che utilizzano maggiormente dati aperti? Chiaramente tecnologie e dati è il primo settore, seguito da software, ma c'è il settore
geospaziale, quindi informazione geografica, che chiaramente fa la parte del leone, e vedrete anche perché, insomma, nelle prossime slide. Ora, quali sono i segmenti di mercato in cui operano le aziende intervistate? In questo caso, la cosa, il dato interessante, siccome questa è un'analisi che noi facciamo e che è stata comunque fatta in altri paesi che appartengono a questo consorzio, insomma, di enti e istituti che fanno questo tipo di ricerca, quindi che afferiscono all'Open Data 5, alla rete di Open Data 500, mentre in America avevamo appunto il settore business to business e subito dopo il settore business to consumers, praticamente con più aziende ad operare in questi settori, noi abbiamo praticamente il settore business to government che è al secondo posto. Chiaramente le aziende che abbiamo intervistato operano in uno o più settori e anche in tutti e tre i settori simultaneamente. Ma la cosa interessante è che in Italia il settore business to government è importante, soprattutto per le aziende che utilizzano Open Data. Ora questo potrebbe essere ricondotto al bias relativo al nostro campione. Quindi aspettiamo nuovi risultati, insomma questi sono i primi risultati, nuovi risultati per poter, come dire, capovolgere la situazione, ma comunque questo ci dà anche una fotografia del mercato italiano, cioè praticamente di quello che fanno le aziende italiane e di quanto sia diciamo interessante questo dato. Allora, fonti di dati e settori commerciali. Qui abbiamo chiesto praticamente alle aziende da quali cataloghi praticamente prendevano i loro dati. Quindi i dati da riusare nei loro prodotti e servizi. E chiaramente qui il dato potrebbe essere un po' macchiato dalla presenza, non me ne voglia il ciasullo, ma di dati.gov.it, ma chiaramente essendo i dati arrestati su dati.gov.it dovrebbe essere, come dire, pulito da questo punto di vista. Abbiamo Istat che fa la parte, diciamo, è al primo posto. E poi ci sono altri dati a livello nazionale, dati di ministeri, anche come Open Coesione, Ministero dello Sviluppo Economico ed altri ministeri che vedete nel grafico. Poi chiaramente questi dati, queste tabelle che voi vedete, saranno prima di tutto, noi renderemo pubblico, rilasceremo il dataset con i nostri risultati. E speriamo di farlo grazie anche a dati.gov.it, lo vogliamo pubblicare non solo sul nostro sito istituzionale, quindi fbk@govlab, ma anche sul catalogo nazionale. Quindi potrà essere, come dire, riutilizzato anche per altri scopi, anche da voi, non solo per fini di ricerca, comunque anche per altri scopi. I tipi di dati utilizzati dalle aziende. Qui vedete appunto i dati geografici. I dati geografici sono al primo posto. E questo è interessante perché questo è un dato che ricalca la situazione anche, diciamo, che veniva fuori dal report di European Open Data Portal, perché anche European Open Data Portal, con cui noi siamo in contatto, e con il quale vorremmo convergere, perché anche loro hanno fatto un'indagine durata 2 mesi sul riutilizzo di Open Data, quindi ovviamente sarebbe interessante comunque confrontare e comparare i nostri risultati, anche se ci sono delle differenze anche minime, non direi sostanziali, tra i due questionari, tra i due strumenti utilizzati per la rilevazione. Questa è la situazione che anche in Italia si verifica, ovvero che i dati geografici sono quelli più utilizzati. Ovviamente, allora, per quanto riguarda invece, lascerei un attimo questo, andrei avanti. In che modo le aziende usano Open Data? Era un'altra domanda chiave del questionario. E sostanzialmente abbiamo la maggior parte
delle aziende che abbiamo intervistato producono applicazioni, quindi applicazioni anche poi API. E fanno poi elaborazione dati, con questo intendo tutto il processo, quindi pulizia, aggregazione, integrazione. Quindi questi sono i due settori diciamo, di prodotti che abbiamo rilevato più di più. Ora vi dico, su più di 300 aziende che noi avevamo come candidati, il tasso di conversione del survey è molto basso, quindi in effetti il punto è anche questo: quando va a fare questo tipo di ricerca, bisogna comunque includere un elemento qualitativo. E noi infatti lo stiamo facendo pian piano, chiaramente è molto dispendioso. Facciamo chiaramente il questionario ancora online, quindi è possibile sempre per le aziende comunque compilarlo. Ma noi abbiamo tentato, come dire, di avviare uno studio più qualitativo e quindi praticamente abbiamo iniziato un po' di interviste in profondità, di cui poi vi dirò. Molto interessanti, tra l'altro, perché danno anche, come dire, il senso dell'evoluzione dell'open data in Italia, quindi molto molto interessanti. E come è avvenuto, diciamo, nell'ultima tranche di lavori che ha pubblicato il GovLab sull'impatto globale degli open data con una serie di pubblicazioni di casi di studio, l'idea è appunto quella di pubblicare anche casi di studio italiani. Quindi sicuramente nelle prossime settimane vi darò più informazioni. Allora, abbiamo ancora prodotti e servizi creati usando Open Data. Vedete che chiaramente siamo sviluppo web e mobile, sempre come primo, diciamo, primo in classifica. Poi abbiamo strumenti per data visualization, supporto decisionale, supporto alle decisioni. E quindi E abbiamo anche un'altra interessante slide che volevo farvi vedere sul ruolo degli open data nel modello di business. Ora, le aziende che abbiamo intervistato hanno risposto che per loro open data è importante nel loro modello di business. Non è, diciamo, la chiave, come dire, perché sono aziende, non sono soltanto startup che, come potrebbe dire Joel Gurin, sono i cosiddetti open data poor plays, quelli che magari nascono proprio partendo dall'utilizzo di risorse aperte, dati aperti, quindi come magari può essere avvenuto con il lancio di vari acceleratori a livello europeo, di cui anche noi abbiamo, in cui in che noi abbiamo lavorato, come Odaino, come Finodex, per esempio, dove si richiedeva come requisito l'utilizzo di un dataset aperto. Questo è interessante perché abbiamo anche una certa percentuale di aziende che comunque stanno esplorando, quindi sicuramente il dialogo che diciamo, si può avviare col mondo imprenditoriale dal punto di vista dell'istituzione è davvero fondamentale, quindi una serie di momenti in cui praticamente anche meeting, anche round table, chiamatele come volete, per intercettare questa domanda dovrebbe essere auspicabile. Abbiamo un po' di casi di aziende italiane che sono praticamente delle pratiche, diciamo, molto interessanti che voglio menzionare. Una è Planetech, azienda italiana basata a Bari, che diciamo, realizza strumenti, diciamo, meccanismi di accesso, insomma, ai dati satellitari. Quindi un caso veramente molto interessante ed è uno dei casi che noi approfondiremo nel report dei casi studio. Poi abbiamo chiaramente DEP,
Roma. Allora, DEP è la SRL che è stata creata a valle dell'associazione Open Police, che a un certo punto ha creato una società per poter praticamente, come dire, sviluppare business intorno a quello che hanno creato con l'associazione. Quindi potete vedere già dalla slide un po' di cataloghi e di prodotti che DEP ha sviluppato negli anni, tra i quali c'è anche Open Coesione, tra l'altro. Quindi un caso veramente unico anche nella nostra intervista in profondità, diciamo, il processo che passa praticamente dall'attività associativa a quella poi di business e soprattutto l'espansione che ha riguardato l'azienda nell'ultimo anno, è un caso che sicuramente positivo da condividere e da menzionare come esempio. Altra startup creata nel 2016 da Federico Morando, lo saluto, mio amico, Sinapta. Sinapta che come prodotto ha lanciato contrattipubblici.org riutilizzando come fonte dati i dati dell'ANAC e che diciamo, rappresenta un altro caso importante da ricordare. È una startup. Ancora una startup invece veneta, Quantitas, che offre strumenti di data viz, ma fa anche praticamente elaborazioni, ma soprattutto vi invito ad andare sul sito di Quantitas per vedere le ultime data visualization che hanno elaborato, ad esempio, sui dati dell'EFSA. Quindi un'azienda italiana che si occupa di statistica e di data viz molto interessante. L'ultima che ho è Code, più o meno è un'altra startup toscana con sede a Pisa. Qui nella slide abbiamo una visualizzazione fatta su dati di censimento di Istat, parlando di open data, ma loro si occupano anche di chemometria, hanno un mercato abbastanza variegato, anche se è una piccola startup. Un caso di eccellenza che comunque è stato praticamente al quale mi sento molto vicina, essendo praticamente qui a Trento, Open Move, Lucian SRL, un prodotto che nasce all'interno di un contest che abbiamo proposto nel 2013-2014 con dati del Trentino IT, la Trentino Open Data Challenge. Vedo parecchi esponenti qui tra gli ascoltatori e li saluto con calore. Comunque alla fine Open Move propone una soluzione di ticketing mobile e la cosa interessante è appunto la scalabilità che il riuso dei dati di trasporto in questo caso dia questa possibilità. Quindi speriamo che diciamo, con questa carrellata vi ho dato un po' come dire, l'overview, il panorama, una panoramica efficace di quello che sta succedendo in Italia sullo riuso di open data a fini commerciali. C'è un'altra startup qui a Trento di cui volevo parlare che è Mobigis, che ha creato questo portale che si chiama My Snow Maps, che utilizza non soltanto dati open della provincia autonoma di Trento, ma di tutto l'arco alpino e di tutte le regioni dell'arco alpino, quindi a livello europeo, e praticamente anche dati di comunità, quindi OpenStreetMap. E poi andrei un po' avanti, quindi ci sono Cerved e ancora Spazio Dati tra gli esempi, e Meetcube di Frosinone. Abbiamo attivato per Open Data 200 una serie di collaborazioni,
interessanti fin dall'inizio, perché chiaramente sappiamo che non possiamo soltanto come centro di ricerca fare, ricerca, cioè fare un'indagine del genere senza coinvolgere sia le istituzioni che ad esempio l'Agenzia per l'Italia Digitale o altri enti a livello locale. Quindi, a parte, diciamo, la collaborazione con Spazio Dati che ci serve appunto nella strategia di identificazione delle aziende, anche sostanzialmente l'idea è quella di comunque avere sederci ad un tavolo e comunque cercare di capire realmente quali sono i dati che interessano alle aziende. Quindi quello che abbiamo rilevato con la nostra domanda aperta nel questionario è che i dati catastali e i dati del registro delle imprese sono i più appetibili al momento, che insomma i vari imprenditori vorrebbero vedere aperti. Altra necessità è che ci sia maggiore qualità dei dati, chiaramente da riusare. E questo invece è il link al survey, quindi al questionario che è ancora aperto, perché questo è un living study, quindi noi stiamo ancora raccogliendo